morti di politica, ogni giorno grigi, il potere ora è dei cittadini. Per essere intervenuti. Presentiamo oggi, l'abbiamo caricata proprio qualche minuto fa perché ci sono stati dei problemi con i server dell'Assemblea, la mozione di sfiducia. Mozione di sfiducia che, come avrete potuto notare, è a firma sia del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle che anche del gruppo parlamentare Lista Musumeci. Il caso ha voluto che ci volessero 18 firme e il caso ha voluto che 14 più 4 arrivassero alla cifra esatta. È chiaramente una mozione che, vista l'intensità del momento e anche l'importanza del documento, è stata chiaramente redatta sia dall'uno che dall'altro gruppo, condividendo chiaramente anche le scelte politiche del documento stesso, insomma, che il documento rappresenta. E ovviamente per noi segna uno spartiacque. Abbiamo provato, badate bene, in tutti i modi. Avete letto voi giornalisti e avete raccontato soprattutto quello che abbiamo fatto con documenti programmatici per uscire dall'immobilismo, in un incontro che abbiamo fatto con Crocetta, gli abbiamo dato il documento al Presidente che ci ha risposto sì sì lo leggo e la settimana prossima vi farò sapere. Sono passati circa 3 mesi e probabilmente avrà perso i nostri numeri telefonici. Ma c'è sempre la batteria del Palazzo di Governo, ci avrebbe potuto contattare da là, ma non lo ha fatto. Ci abbiamo provato proponendo anche delle altre soluzioni, parlando con gli assessorati, abbiamo proposto delle cose semplici, abbiamo parlato di una corretta gestione dei rifiuti, l'avevamo invitato ad andare a vedere ad esempio un impianto che si trova a Vedelago, questo fantomatico venerdì nel quale si doveva partire con l'aereo per andare a vedere questo impianto che è una delle meraviglie made in Italy che tutto il mondo ci sta invidiando perché riesce a risolvere Vedelago in provincia di Treviso. È un centro di trattamento di rifiuti che riesce a riciclare fino al 99%. In provincia di Treviso, per dircene una, hanno diciamo chiuso le discariche perché riesce a recuperare anche quello che noi attualmente non riusciamo a fare, che è il secco non riciclabile. Beh, dico, era un'idea, non volevamo andargli a dire andiamo a comprare un impianto, era un'idea per dire guarda c'è un modo di poter trattare i rifiuti che li fa diventare una risorsa, in qualche modo possiamo riuscire a fare a farlo diventare un business, un lavoro, a risolvere i problemi che per le nostre strade. Palermo è candidata come capitale della cultura, però chiaramente se le nostre strade sono invase all'immondizia ben poco avremo da sperare per avere questi risultati. Dico Palermo per dire tutte le altre città, la Sicilia non è messa sicuramente meglio della capitale. Il problema e anche lì non abbiamo avuto risposta, sì andiamo, non andiamo, partiamo, non partiamo, sempre continui impegni. Ora di aspettare, di dialogare, di intraprendere voli attraverso quegli uffici della Presidenza dove difficile è concretizzare qualche cosa, di chiacchiere se ne sono fatte, badate bene, salotti ne abbiamo fatti tantissimi e di chiacchiere squisitissime e allietando i nostri pomeriggi, ma di concreto non si è arrivato mai a nulla. Ora, noi non vogliamo più essere complici di un momento politico che non sta rispondendo in realtà ai bisogni della gente. Ve lo dicevo poco fa durante quella breve intervista, basta essere delle persone normali e camminare in mezzo alla gente, fare le cose che i normali cittadini fanno, andare a comprare la frutta, il pane, andare per i negozi, con quello che normalmente fa la gente. E chiunque ti incontra non ti chiede sicuramente la doppia preferenza nel voto alle comunali, non ti chiede sicuramente, chiede pane, chiede provvedimenti economici, chiede lavoro, chiede la possibilità di dire a mio figlio è possibile che non deve andare a lavorare al nord Italia e magari gli troviamo un posto qua, non cercando la raccomandazione, cercando l'idea che si possa sviluppare il lavoro in Sicilia. Questo è quello che la gente sta chiedendo. E noi come stiamo rispondendo? Noi stiamo rispondendo con l'immobilismo, noi rispondiamo con quelle cose assurde di cui io stesso, membro di questo Parlamento, mi devo vergognare per primo. La seduta di ieri, ad esempio, 20 minuti di
di cose ridicole. 10 minuti leggi il verbale, 10 minuti interviene un componente del gruppo del PDL che fra l'altro ha letto male un articolo di giornale, per cui quell'intervento che ha fatto era pure fuori luogo. E poi, siccome manca il governo, siccome mancano gli assessori, chiudi la seduta e la rinvia a martedì prossimo. Ma signori, ma la politica si rende conto che la crisi va veloce e che noi dovremmo rispondere, non dico alla stessa velocità, ma quantomeno a provarci ad avere la stessa velocità della crisi per rispondere con i provvedimenti. Cioè, qui passano i giorni, passano le settimane, i mesi e non cambia nulla. Allora io concludo dicendo che questa mozione è nata da un sondaggio che abbiamo fatto fra gli iscritti del Movimento 5 Stelle. Abbiamo chiesto, dopo che avevamo fatto un'assemblea pubblica a Enna, avevamo dibattuto sul documento, su quelle che dovevano essere, ognuno aveva espresso le proprie posizioni, abbiamo poi votato online per dare la possibilità a più persone possibili di votare e finalmente, quando è arrivato il responso, è stato praticamente plebiscitario. Allora, questo documento per noi ha una valenza molto importante, perché non rappresenta la firma, in questo caso parlo per il gruppo del Movimento 5 Stelle, non rappresenta la firma di 14 parlamentari, ma rappresenta la firma di migliaia di cittadini che hanno detto che questo governo non va più bene. E questa e per noi è un atto importante, perché stiamo dando seguito a quello che è per noi il nostro mandato. Fate un giro, voi che avete, che fate questo mestiere, che siete giornalisti, che quindi vi dovete occupare di raccontare quello che avviene fuori. Fate un giro e fate la domanda più semplice del mondo a tutti i cittadini. Chiedeteli ai cittadini di Sicilia, in giro per Palermo, per la Sicilia, in questi ultimi 11 mesi la tua vita è cambiata? Nella loro risposta troverete i motivi della presentazione di questa mozione, perché la loro risposta sarà no. Da parte del mio gruppo, insomma, in questi giorni abbiamo riflettuto profondamente, ma vi assicuro che è stata una scelta molto ragionata, molto che non è spuntata dal nulla. E la somma di quello che è successo in questi mesi, con atteggiamento costruttivo, propositivo, atto sostenuto da studio e dal sostegno di veramente dell'impegno da parte di tante persone che ci stanno vicine e che ci hanno aiutato a entrare in questo mondo, abbiamo proposto in maniera fattiva, propositiva, idee, segnalazioni, atti spiccioli e interventi strutturali per uscire da questa crisi, con un risultato che sarà stato intorno a una produttività del 5% di tutto quello che abbiamo proposto al Presidente e ai suoi assessori, che forse hanno preso atto delle nostre iniziative, delle nostre segnalazioni, ma di fatto non c'è stato nulla. E noi non siamo venuti qui per avere come unico slogan "abbiamo la speranza di", certo nei primi mesi, ma gradualmente abbiamo aperto sempre più gli occhi, non possiamo sostenere che in prospettiva ci saranno delle azioni, che in prospettiva il governo farà. Per il punto in cui siamo arrivati siamo decisamente insoddisfatti. Su tutti i fronti, come dicevano i colleghi, non solo si va in aula praticamente per fare nulla, ma si va a fare quello che si dovrebbe fare la volta prima, la volta prima, la volta prima. Sono circa 3 settimane che l'aula praticamente è impantanata nella discussione di semplici mozioni, anche se alcune importanti, per l'assenza degli assessori, l'assenza del governo, e questo impantana l'attività di noi parlamentari, idem con gli atti parlamentari che giacciono, come dicevo qualche giorno fa in aula, sul sito dell'ARS, ma che di fatto non costituiscono nessun input per assessori e governo. All'interno di quegli atti parlamentari c'è uno studio, ci sono delle segnalazioni di cose semplici e di cose più articolate che già da sé sono una spinta per i professionisti, per l'economia, segnalazioni di disfunzioni, di ruberie.
I nostri atti quindi rimangono assolutamente lettera morta, in aula non si fa un granché e assistiamo unicamente, abbiamo assistito in questi mesi a un presidente che secondo noi più che impegnarsi insieme anche ai deputati, quindi a quello che noi rappresentiamo, al valore che rappresentiamo noi deputati eletti, più a costruire un soggetto politico elettorale, più a creare feudi e recinti attraverso nomine che sono fioccate copiosamente, tutte riconducibili alla sua entourage, e questo addirittura con la destabilizzazione di quella che doveva essere la sua legittima maggioranza, e oggi è in difficoltà anche su questo. Un presidente impegnato più a fare proclami che non ad ascoltare chi è legittimato a contribuire a dare una spinta alla regione. Chiaramente c'è la crisi, chiaramente siamo arrivati già in una situazione, in una valanga che scende rapidamente, ma per noi questa non è la direzione giusta, per cui quella speranza che ha un'immagine positiva diventa un macigno che non vogliamo trascinare ancora più avanti. Quindi questo per noi è il vero atto di responsabilità. Dire così non si va da nessuna parte e vedere che si continui ancora a perseverare con proclami e cose varie non ci soddisfa più. Siamo venuti qua con un mandato preciso di fare delle azioni, ma questo ci viene impedito. Un esempio per tutti, cioè capire anche le dinamiche. Abbiamo dei dirigenti che sono mutuati dagli scorsi governi, un cliché che praticamente si è ripetuto quasi non modificato, e questo non ci comporta. Il caso dei più eclatante delle nomine, quello che è anche oggetto di parecchie interrogazioni, inchieste giornalistiche, è quello che riguarda il patto dei sindaci e l'unità, la UAT, l'unità di assistenza tecnica prevista nel patto dei sindaci, un sostegno gratuito e finanziato all'interno del patto dei sindaci, che invece è stato sostituito da una cabina di regia. A questo ancora ad oggi non ci sono risposte. E recentemente la regione siciliana non è più tra, diciamo, in Europa non è considerata più una regione all'avanguardia nel patto dei sindaci, ma siamo stati praticamente declassati, perché prima si andava così così, ora si va a malino. E per quanto riguarda le nomine, cioè assistiamo a la prima commissione, la commissione affari istituzionali, impegnata a ratificare delle nomine sulle indicazioni del presidente, non vediamo quale sia la differenza dai precedenti governi, quindi questo non ci accontenta, non ci fa accontentare. Non abbiamo mai avuto la pretesa di essere i migliori, di essere i più bravi, di essere i più puri, e pur non essendo parte della maggioranza, non lo siamo mai stati, ci siamo messi a disposizione in maniera produttiva, lo ripeto, ma questo non ci ha dato alcun motivo di continuare a alimentare la speranza. Tra l'altro altre emergenze che abbiamo segnalato, una gravissima, quella del credito d'imposta, cioè rischiamo che tra pochi giorni, se non ci sarà un atto last minute, speriamo non solo, non semplicemente annunciato sui giornali, ma con atti concreti, le nostre imprese non perdano l'opportunità di vedersi corrisposto il credito d'imposta per le persone che hanno assunto negli anni passati. Nonostante le segnalazioni, nulla. Quindi troviamo più responsabile prendere posizione e ci crediamo che questo possa essere mettere in chiaro le cose e dare l'input giusto a questo governo.